note del Vox Inside, il coro polifonico della scuola che si è aggiudicato il primo premio nazionale dei cori degli istituti scolastici superiori, è stato inaugurato questa mattina l'auditorium realizzato dalla città metropolitana di Napoli nell'istituto superiore Carlo Levi di via Falcone a Marano. Nell'occasione sono stati presentati anche tutti gli altri lavori realizzati dall'ente di piazza Matteotti nell'istituto per un importo complessivo di 1.080.000 euro. Per il nuovo auditorium i tecnici della città metropolitana hanno dovuto progettare l'edificazione di tutte le opere edili ed impiantistiche, cui ha fatto seguito la realizzazione di un'area sportiva nel piazzale esterno e di un archivio nel piano seminterrato. L'intervento ha poi previsto anche la costruzione di un nuovo blocco di 6 aule e di un laboratorio in grado di ospitare l'intera platea scolastica della sede succursale, consentendo così di eliminare il relativo fitto passivo pari a 60.000 euro annui. Finiti i lavori dunque, l'edificio si sviluppa ora su una superficie coperta di circa 2.500 metri quadrati e comprende 43 aule, 3 laboratori, una palestra coperta, una biblioteca, una sala musica e spazi esterni per lo sport. Un'importante azione della città metropolitana in questo territorio che ne ha bisogno, così come in tutti i territori della città metropolitana. In quest'area abbiamo inaugurato oggi l'auditorium, a febbraio abbiamo inaugurato a Mugnano l'istituto della succursale del Segre, eliminando 2 fitti passivi con 6 aule costruite qui e con la succursale del Segre. È in corso di costruzione l'istituto Alighieri Aquiliano, un impegno importante economico di circa 7 milioni di euro. Inaugureremo prima dell'estate a Giuliano un nuovo istituto superiore. C'è stata un'attenzione massima. Io tutte le volte che ho chiamato, mi sono messo in contatto con i consiglieri vari, ingegneri, responsabili, si sono sempre messi a disposizione affinché si completasse l'opera, sia della costruzione delle 6 aule per eliminare appunto il fitto passivo, sia per la consegna dell'auditorium, dove abbiamo la possibilità finalmente di poter rappresentare qualsiasi cosa facciamo a scuola nel nostro ambiente e non chiedere aiuto ad altre scuole. L'auditorium dell'Istituto Carlo Levi di Marano è inaugurato questa mattina, ha affermato il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, e gli altri interventi realizzati sono un altro importante tassello di efficienza e buona fruizione dell'istruzione che come città metropolitana abbiamo fortemente voluto. Sono molto vicino a quel territorio, ha detto ancora De Magistris, e soprattutto a quei presidi di legalità che sono le scuole di quella zona. La stragrande maggioranza della sua gente è lontana anni luce dagli episodi di malcostume e dalle accuse di corruzione che si leggono anche in questi giorni. Da qui, dai suoi giovani, deve partire la riscossa di Marano.